Ciao a tutti, ecco qui, ore 19 e qualche minuto, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì dal 27 novembre 1996 su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Benissimo, allora ricordo due impegni. Uno che ha a che fare con questa trasmissione e uno più complessivo che ha a che fare appunto con Radio Gamma 5. Allora, per quanto riguarda appunto quello che riguarda anche tutta la radio, soprattutto gli amici dell'Associazione Salute e Ambiente, voglio ricordare il primo congresso di studi laici sul cristianesimo, Gesù Geuscia, che si terrà domenica 27 novembre 2005 al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14 a Montegrotto Terme, Padova. L'inizio è alle ore 9.30. E l'ingresso è libero. Ci sono cinque relatori, almeno quello che leggo io nel documento di presentazione, nel volantino, nel dépliant illustrativo del convegno. Il primo relatore è Roberto Vacca e parlerà di razionalismo, religione e superstizione. Il secondo è Enrico Gallavotti, gli studi laici sulle religioni in internet, Davide Donini, Gesù, una vicenda storica da riscoprire, Luigi Cascioli, autore della favola di Cristo, un processo sull'esistenza di Gesù, e poi Lodovico Mazzero, quale verità su Gesù Cristo. È importante, l'abbiamo ricordato, che anche i laici, nel momento in cui tutti quanti gli integralismi sono schierati, sono impegnati a cercare di riportare l'inquisizione, la sopraffazione, la violenza, l'imposizione, le loro regole morali, i loro imperativi categorici sulla società, sulla cultura, sulle persone, nel momento in cui i diritti civili, i diritti individuali, i diritti delle persone, dei popoli vengono minacciati da ogni monoteismo, anche i laici cominciano a studiare questo fenomeno che è il cristianesimo. Io invito tutti gli ascoltatori a essere presenti, proprio perché, essendo il primo congresso, e vista appunto anche l'importanza, la bravura e la capacità di questi relatori, sicuramente molte cose sono da apprendere, da conoscere, da discutere. In particolare, dal mio punto di vista, voglio evidenziare la presenza di Roberto Vacca, che si definisce un gentile. Gentile praticamente è il termine con cui si disegnavano gli antichi romani prima dell'avvento del cristianesimo, e che parlerà appunto di razionalismo, religione e superstizione. E poi Luigi Cascioli, che appunto ha denunciato il parroco del suo paese, in quale questo parroco sosteneva l'esistenza storica di Gesù Cristo e chiedeva appunto un processo per abuso di credulità popolare. E anche questo è un fatto importante affinché le affermazioni, quello che sostiene la Chiesa Cattolica, come lo sostengono tutte le religioni monoteistiche, vengano vagliate un po' dalla storia. Logicamente noi come pagani abbiamo una prospettiva di approccio ben diversa. A noi l'esistenza storica o no di Gesù Cristo non ci interessa niente, noi ci interessa demolire la teoria di un Dio creatore, soprattutto sappiamo che tutte le religioni monoteistiche sono un'invenzione, sono una fantasia, sono una criminalità. Bene, allora, mentre aspettavo entrare in trasmissione, mi è capitato fra le mani un articolo un po' vecchio che è giusto commentare. L'articolo è apparso sul Corriere del Veneto di martedì 1 novembre 2005 e ha a che fare con Halloween. Allora, il titolo era già in prima pagina. In prima pagina era dedicato a Halloween, diceva società, l'ira della Chiesa su Halloween è solo una pagliacciata pagana. Bene, questo non è certo offensivo, perché per i pagani esiste il teatro, esiste il divertimento, esistono anche i pagliacci, e lo spettacolo fa parte della vita, fa parte delle iniziative. Il saper ridere, il saper divertirsi, non lo valutiamo in positivo. Certo, appunto, che per noi che esista il divertimento è una cosa naturale, per noi pagani, che esista la tristezza, la noia, la miseria, l'oscurità, la malvagità per i monoteisti è il loro dato di fatto. Di conseguenza, per dire che è una pagliacciata pagana, dal nostro punto di vista è un complimento. Ma perché si arrabbiano così tanto? Sull'articolo c'è un proseguo dell'articolo che dice carnevalata pagana. E sentiamo un attimino, l'articolo è interessante perché fa una piccola carrellata sulle affermazioni dei vari esponenti religiosi, sia monsignori, sia vescovi, sia direttori di giornali cattolici, sia di catechisti. Dice un vescovo: una invadente carnevalata pagana e consumistica che oscura la ricorrenza dei santi e la commemorazione cristiana dei defunti. Allora,
invadente carnevalata. A me non mi sembra che Halloween sia stata portata in Italia come si porta la democrazia in Iraq. Mi sembra che ci sia qualcosa di ben diverso. Non mi risultano fatte crociate da parte dei pagani affinché questa festa avesse un sopravvento, fosse introdotta. Questa festa ha avuto un successo soprattutto perché i ragazzi hanno visto un altro modo di festeggiare, di affrontare le cose, con una valenza anche, chiamiamola religiosa, rituale, tribale, le definizioni, gli aggettivi li potete benissimo aggiungere. Però era un qualcosa che veniva gestito dai ragazzi in libertà rispetto appunto ai genitori. E di conseguenza non mi risultano invasioni fatte per portare Halloween in Italia, anche perché poi Halloween, se chi conosce un po' la storia, sa che la festa delle zucche apparteneva alla cultura di tutti i popoli europei e anche in Veneto si festeggiava in questo periodo con le zucche, di conseguenza non erano certo gli americani o qualcosa che veniva portato. Che poi fosse consumistica, va bene, chiediamoci. Il costo di un battesimo, di una prima comunione, di una cresima e di un matrimonio e di un funerale. Poi vediamo chi è consumista, poi vediamo se le messe per i defunti, per l'anima dei defunti, per far passare i defunti dal purgatorio al paradiso, sono consumismo o no. Certo che trovo certamente più triste che a una persona che ha avuto un lutto si raccomandi per l'anima del defunto di far dire delle messe e che molte vecchiette per il compianto marito defunto stiano a spendere cifre enormi. Poi normalmente, poi se voi assistete alla pubblicità che arriva a casa, troverete ordini religiosi cristiani di tutti i tipi che vi chiedono messe perpetue e cose varie. Perciò non so dove sia il consumismo. Allora, prosegue sempre il vescovo. E dice il suo monito a contrastare l'invadenza pagana e a santificare e onorare i morti. Bene, non mi sembra appunto che ci sia un'invadenza pagana. Penso che se qualcuno si prendesse soltanto le frequenze radio del Veneto e andasse ad ascoltarsi le trasmissioni, questa trasmissione va solo da Radio Gamma 5 e non invade certo le frequenze di nessuno, non invade assolutamente niente, le persone sono libere di ascoltarlo. Io non so dove questo vescovo veda l'invadenza pagana. A meno che, leggendola nei suoi termini, nella sua cultura, invadenza significa la capacità delle persone, degli individui, dei popoli a riscoprire le loro radici e liberarsi da tutti i condizionamenti. Dice sempre questo vescovo: Halloween è una pacchianata, ha come conseguenza nefaste, degrado e devianza. È un peccato che i sacerdoti devono affrontare inducendo i giovani la consapevolezza del rispetto e la commemorazione dei defunti. Allora, io non vedo degrado e devianza per quanto riguarda appunto il discorso della festa di Halloween. Io vedo che i ragazzi vissuti con turbe religiose hanno problemi enormi nel vivere. I ragazzi che fanno Halloween sono ragazzi che si divertono, beh, anche gli adulti si divertono. Ma io vorrei ricordare cosa conduce la morale cristiana, la morale cattolica? Noi l'abbiamo ricordato, torniamo a ripeterlo, ci sono stati casi di ragazzi sottoposti a esorcismo che in momenti di rabbia hanno ucciso i genitori. C'è stato il caso di un ragazzo trevigiano che, fermato dalla polizia perché andava a prostitute, di fronte alla vergogna di aver commesso un atto così atroce, si è impiccato. Benissimo, io penso che se questi genitori, questi ragazzi avessero avuto la possibilità di vestirsi in maschera per andare ad Halloween, sicuramente non avrebbero subito il trauma dell'esorcismo, sicuramente perché se andati a prostitute non si sarebbero impiccati. E questi sono i casi più eclatanti. Se poi andiamo a seguire i casi psichiatrici che sono presenti nel Veneto, penso che il condizionamento religioso, la degenerazione religiosa cristiana sia abbastanza drammatica. C'è già una telefonata. Sì, pronto? Pronto? Scusa, ho sbagliato. Vai. Va bene, proseguiamo sempre con queste cose. Si aggiunge un altro sacerdote coordinatore dei catechisti del Triveneto. L'invadenza pagana e commerciale trova altri canali che la formazione religiosa non riesce a contrastare. Bene, io non vedo perché la scelta delle persone deve essere contrastata. Da una parte un vescovo mi dice che festeggiare Halloween è un peccato. Sapete già che il termine peccato
rappresenta una delle condanne più terrificanti che i monoteisti possono utilizzare contro le persone. Pensate alla cattiveria, alla malvagità di attribuire ai bambini appena nati un peccato originale che li marcherà per tutta la vita e al fatto che devono essere battezzati. Perciò se esiste un'invadenza, è l'invadenza dei monoteisti. L'invadenza dei monoteisti l'abbiamo in tutti quanti i campi. Pensate appunto, dicevamo, al battesimo, ma se andiamo nell'ebraismo con la circoncisione e altri riti del genere. Dice appunto un altro sempre sacerdote. La Chiesa invece l'affronta e la supera con la risurrezione. La festa dei morti di Halloween, mi sembra che la prospettiva sia interessante. Questo continuare a rifarsi, a insistere, a ripetere, a dire che c'è la risurrezione della carne. Già ne abbiamo parlato di questa follia cristiana in cui si sostiene che la risurrezione della carne. Penso che se le persone hanno un po' di intelligenza, di fronte alla teoria della risurrezione della carne, abbiano parecchie cose da criticare. E pensate che appunto c'è gente che è disposta a rovinare la sua esistenza, la sua unica esistenza, perché non esiste reincarnazione, non esiste una vita dopo la morte come la intendono loro, e hanno questa possibilità, la loro vita, e viene tranquillamente annullata, cancellata, non utilizzata per essere buoni, per cercare di guadagnarsi una vita eterna e la risurrezione dei corpi. Si chiede sempre un altro cristiano: è sano per i nostri ragazzi fantasticare sulle streghe o conoscere la storia dei grandi santi o della tradizione cristiana? Certo che io penso che i bambini hanno bisogno di fantasie. Cosa c'è di positivo nella storia di un santo? Cosa c'è di positivo nella tradizione cristiana? Forse questo catechista, questo è il presidente dell'azione cattolica, però un presidente certamente un buon cattolico, cosa ci sia di bello nella tradizione cristiana, cosa ci sia di positivo. Noi abbiamo analizzato, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso di tutte quante le affermazioni che vengono fatte dei monoteisti e sicuramente di cose positive, interessanti non ne troviamo. Ma come vediamo appunto da questa carrellata, sono stati scomodati numerosi vescovi, numerosi sacerdoti e tutti quanti sono all'unisono ad attaccare la festa di Halloween. Mi sembra che la festa di Halloween non abbia prodotto grandi drammi, grandi turbamenti o sconvolgimenti psichici delle persone. Io ho visto soltanto ragazzi, bambini e anche adulti che si sono divertiti. Io ho sempre detto che è un fatto positivo che i bambini cominciano a farsi forza per giocare con Halloween, facendo Halloween, per andare nella direzione appunto di essere indipendenti, di giocare anche verso gli adulti e conquistare la loro indipendenza. E soprattutto di fare un qualcosa che ha solo una finalità di recuperare il loro divertimento, di andare a chiedere un dolce, giochetto o scherzetto e ottenere il più delle volte un dolcetto. E questo è positivo. E penso che appunto i bambini, i ragazzi che hanno la fortuna e la possibilità di festeggiare Halloween sicuramente saranno ben più felici dei bambini che si trovano a vivere nelle zone monoteistiche. Ma nel momento in cui abbiamo la Chiesa Cattolica Veneta impegnata così forte contro Halloween, sempre lo stesso giorno leggiamo una lettera pubblicata sempre su Corriere del Veneto, a poche pagine dopo da questo articolo, in cui si dice: il Vescovo benedice Ramadan, occasione di pace e di fraternità. Dice il Vescovo di Vicenza, parlando del Ramadan: la gioia della festa che celebrate ci accomuna nella lode e nel ringraziamento a Dio in questo tempo percorso da tante inquietudini e tensioni presenti nel mondo, scrive appunto il Vescovo, facendo un saluto. E dice poi il giornalista che il Vescovo ha ricordato che Abramo è per entrambe le religioni lo stesso modello di fede, di sottomissione alla volontà di Dio e di fiducia nella sua bontà. Ma l'abbiamo ricordato e dobbiamo ripeterlo, dobbiamo continuarlo a ricordare. Che esempio di buon padre è Abramo? Abramo riceve l'ordine dal suo Dio di prendere suo figlio Isacco e di andarlo a sgozzarlo in sacrificio a Dio. Il buon padre Abramo parte, padre di Isacco
e padre di tutte le religioni monoteistiche, parte e tranquillo se ne va a sgozzare suo figlio, non ha il minimo dubbio, obbedisce. E giustamente il vescovo di Vicenza, parlando ai musulmani, ricorda che Abramo è per entrambe le religioni lo stesso modello di fede, di sottomissione alla volontà di Dio e fiducia nella sua bontà. Sicuramente Abramo non avrebbe lasciato suo figlio andare a festeggiare Halloween, e questo penso è il modello di famiglia cristiana che i monoteisti ci vogliono proporre, che ci vogliono sottoporre e che vogliono imporre. Allora c'è da scegliere: vogliamo Halloween o abbiamo l'esempio di Abramo ed Isacco? Sì, pronto? Sì, è Radio Gamma 5? Sì, sono Dario Riva dell'Atlantide. Sì, dico. Volevo un'informazione. Scusa un attimo che sei in diretta. Ah. Scusate l'interruzione, ma Radio Gamma 5 non ha lanciato un centralinista e perciò chi è all'ascolto certe volte deve fare anche cose di servizio. Sì, pronto? È pronto Francesco, sono Giusi. Ciao. Mi hai risposto perché poi ho riposato. No, non ti ho risposto perché purtroppo la... Ecco, cioè purtroppo per fortuna... Se hai disponibilità ti chiedi sì. Se le superstizioni esiste per tutte, cioè se sei sempre a base... fondate dalla base di religione oppure no, e dopo se esistono le statue che rappresentano sì, i nostri dei, forse a Padova suppongo, e poi le diverse categorie, ma non so se il termine è giusto, sì, pagani, categorie diverse, ecco, attuali o del passato. Grazie, ciao. Bene, ciao. Buon seguito. Grazie. È una domanda abbastanza complessa che non abbiamo avuto il tempo, visto le tematiche affrontate nella trasmissione precedente, di rispondere. Vediamo appunto, purtroppo il tempo, mi ero messo in scaletta alcune cose e vorrei riuscire. Sì, pronto? Sì, ciao. Una correzione. Sì. Intanto quando dici monoteisti pare sembra che parli soltanto dei cattolici o degli islamici. No, scusa, però ho parlato del comunicato che ha fatto il vescovo di Vicenza a favore degli islamici, di conseguenza. Ma non quando dici monoteisti intendi sì. Tutti quelli che hanno un Dio unico. Gli ebrei, i cristiani, i musulmani. Ci sono anche le confessioni monoteiste che non hanno questa concezione della religione. E quali sono, tipo, scusa? Beh, per esempio la chiesa marciana, che è una chiesa a cui il capo, esiste un capo della chiesa che è il Doge, è la chiesa del popolo veneto, e che sì, aveva una concezione di relazione. Però se vogliamo andare alla modernità, per esempio, ci sono quelli di Scientology. Vabbè, sta attento però, Scientology... Sono monoteisti, ma non hanno quella concezione della famiglia, per cui quando dici monoteisti... Allora, Scientology mi sembra che abbia una visione positiva di Cristo. Com'è? Scientology mi sembra che abbia una visione positiva di Cristo. Perché la chiesa marciana, la chiesa veneta, che allora, è? Allora, di conseguenza, se hanno una visione positiva di Cristo, sono chiese cristiane. Il cristianesimo è una generazione del monoteismo ebraico. Il cristianesimo è un'eresia sì, ebraica. No, un attimo, l'eresia dipende da chi, detta da che cosa, no? L'eresia esiste all'interno del monoteismo. La chiesa è una chiesa. Sì. Cristiana, sì. Ma che identifica la virtù morale della chiesa anglicana, romana, però allo stesso tempo lascia alla confessione del singolo, alla responsabilità del singolo sulle proprie decisioni, per cui in un certo senso non è condizionata come quella cattolica. Quando sei cristiano sei sempre condizionato da un libro sacro, da un profeta, da un salvatore. Sì, perché ci sono quelli che il libro sacro lo prendono come legge, sì. E ci sono quelli che lo prendono come ispirazione. Sì. Il problema è che quando ispirazione è quando fa comodo qualcuno, quando legge quando fa comodo qualcuno. Sono come quella marciana, sì. Che lasciano all'individuo, sì. La responsabilità delle proprie azioni. Allora, domanda, si è sottomessi a Dio, sì o no? Si è, certo, ma Dio, allora, di conseguenza, scusa. Dio, ma la conoscenza di Dio. Ma si è sottomessa a Dio? Nota. Ma si è sottomessa a Dio, sì o no? Sì, ma non è nota, però. Dio è il creatore del mondo. Sì, certo, ma non si deve no, scusa, nessuno, certo, il monoteismo si basa su quello. La responsabilità, la capacità. Vabbè, di ma quando la volontà di quando Dio. Quando tu mi dici che c'è una volontà unica, c'è un Dio unico, siamo nel monoteismo, il monoteismo tutto quanto uguale. Non vuol dire che quando parli di Abramo... Allora, sì, Abramo... Ecco, se dici monoteisti, fai uno sbaglio. No, perché?
perché non tutti i monoteisti convedono nell'atto di Abramo un qualche cosa. Allora, sta attento, tu quella allora, tu vai a interpretare la legge quando ti fa comodo. Facciamo un esempio molto semplice. Cerchiamo di capirci. Tu mi dici, la Bibbia dice, sostiene che Dio ha creato il mondo. E mi dice che questa è una verità assoluta. O è simbolica? Sì, però non c'è. Sì, piano, e questo è scritto sulla Bibbia. Sì. Gesù Cristo è morto sulla croce in maniera fisica o simbolica? Queste sono le uguali bie. No, scusa. Vuoi le risposte delle singole religioni? Scusa, di conseguenza. Ma stai parlando con me o stai parlando con me? È per capire. Cioè, allora, facciamo. Dio ha creato il mondo è un fatto storico? Per il credente si ritiene che, essendo questo mondo. Cioè, è un fatto storico, accertato. Ma tu quando usi la ragione, no? Cerchiamo di non divagare. Tu dici, io mi rifaccio alla Bibbia. Sto parlando di questo, allora, sì. il razionalista... Ma a me non interessa il razionalista, io non sono razionalista. Allora facciamo un discorso o non facciamo un discorso? No, allora, tu vuoi parlare della causa prima del mondo? Allora c'è chi crede. Io sto parlando della Bibbia. La Bibbia è per capirmi, tu sei della Chiesa. Tu sei della Chiesa marciana o ti è simpatica la Chiesa marciana? Siamo d'accordo? Vabbè, io non sono esattamente della Chiesa marciana, stavo giunto. Comunque ti è simpatica. Tanto per dire che tu quando dici monoteismo sbagli, no? Perché non fa rientrare cosa? Confessioni che sono monoteiste all'interno di un discorso, ma che non sono in realtà appartenenti a quella all'ebraismo cattolico. Se tu mi dici delle confessioni monoteiste che non la vedono come quelle tre religioni, come no? Quando dici monoteista, come non la vedono? Scusa, se avete lo stesso Dio creato. Gli scientologi, per esempio, ma stiamo facendo un discorso di fenomenologico sulle varie. No, sulle stiamo facendo un discorso documentale su cui partire. Se tu mi dici. Le confessioni basate sui testi dell'Antico Testamento vedono così il peccato di Abramo. Quando parliamo di Bibbia. Il monoteismo ti allarghi un po' troppo. No, non mi allargo assolutamente. Cerco di rimanere nella sua definizione. Nella categoria dei monoteisti. Ci sono delle confessioni che cristiane non sono. Come no? Certo, prendiamo Scientology. È cristiana Scientology? Scientology, ti dico, ha un riferimento positivo nell'immagine di Cristo, utilizza anche la... Anche l'Islam vede in Cristo un profeta. Sono religioni monoteistiche. Infatti quando sono religioni monoteistiche. Quando uno dice cristiano non è neanche detto che sia monoteista. Ma come no? No, perché uno può essere cristiano in quanto ispirandosi alla figura di Cristo, ma anche figura, considerato come uomo, questa figura di Cristo è storica, è storica o è simbolica? La figura di Cristo? Ma mi sembra che ci siano le discussioni sulla esistenza, ci sono alcuni dubbi, ma che per lo più sia storicamente accertata l'esistenza di Cristo. Non è accertata per niente l'esistenza di Cristo. In termini storici non c'è nessuna documentazione che Cristo sia esistito. L'unica roba che comprova l'esistenza di Cristo sono le affermazioni dei cristiani stessi, perciò sono autoreferenti. Allora, i testi biblici, non in quanto testi sacri, ma in quanto testi storici, hanno buone comprove che i fatti che raccontano sono veri. Assolutamente no. Allora ti sbagli di grosso tu, per esempio, testi storici. Io sto parlando di testi storici, non c'è nessun testo storico. Non so, l'esistenza di Ponzio Pilato, non esistono prove, anzi addirittura la definizione di Ponzio Pilato non corrisponde con le date storiche che noi conosciamo. Anche del Re Davide non esiste nessuna documentazione storica che sia mai esistito Re Davide. Non c'è nessuna prova storica.
Cioè, nel senso, non ho sentito. Re Davide, tanto per dire che, che per la Bibbia è, sì, un autore, un personaggio storico, non esiste nessuna prova storica della sua esistenza, insomma. Ok, allora, al di là dell'esistenza o meno della figura di Cristo, uno può ben definirsi cristiano in quanto ispirandosi alla di Cristo, pur non essendo credente, lo può fare? Ma scusa, se tu dici che ti rifai la figura di Cristo, credi. Io che sono nicciano, al limite non me ne frega niente se Nietzsche è esistito o meno, perché mi piacciono i pensieri di Nietzsche, giusto? Posso fare la stessa cosa con Cristo e dire vuol dire che sono monoteista, non vuol dire che sono... Come no? Perché posso essere cristiano da quale testo sacro viene la figura di Cristo? Viene forse, non so, da Platone? Viene dalla Bibbia? Cioè, sono un biblico? Beh, se un monoteista, che è come un libro sacro, cioè Gesù Cristo è l'unico libro sacro. Posso essere monoteista per ispirarmi ai principi di Cristo? Non posso ispirarmi ai principi di Cristo. Cristo è figlio. Scusiamo nel concreto, porgi l'altra guancia, non so, è una. Per esempio, ecco, torno a porgi l'altra guancia, è un principio cristiano? Sì, è un principio di Cristo. È un principio di Cristo. Posso ispirarmi a questo principio senza per questo credere a Dio? Vabbè, tu credi che Cristo è figlio di Dio? No, a questo principio non credo che a Cristo, allora, come figlio di Dio. Posso ispirarmi alle parole di Cristo senza credere a Dio? Allora, la domanda è questa: perché Cristo ha detto quella frase? Ma non mi interessa, a me piace e ci credo, punto e basta. Sì, va bene, ma allora tu sei un eretico di conseguenza. Non sono un eretico, il cristianesimo ti ha fornito un fantoccio, di questo fantoccio ti piacciono alcune sue posizioni. Cerchiamo di comprendersi. Io posso ispirarmi ai principi di vita e di relazione umana, di, non so, prendo Nietzsche, posso prendere Nietzsche è una persona che non si dichiarava Dio, non si dichiarava figlio di Dio, che non si dichiarava salvatore dell'umanità. Posso ispirarmi a questa figura senza dover prendere il 100% di quello che dice? Sì, puoi ispirarti, perché Nietzsche era una persona, se io mi ispiro a Nietzsche, ovviamente non capendolo tutto, ovviamente non applicando, non credendo assolutamente a tutto, ovviamente prendendogli tutto con le pinze, posso ispirarmi nella mia condotta morale e dirmi nicciano. Sì. Posso fare la stessa cosa con Cristo? No. O c'è un atto di fede che me lo vieta? No, non c'è un atto di fede, c'è un contesto complessivo che soprattutto Cristo si dice che è il salvatore dell'umanità, si dice che morirà per... Ripeto, posso farlo con Nietzsche e dirmi nicciano, non credere al tutto al 100%, ma se tu a questo punto vedi, tu sei la persona che sei di fronte a un attore e ti sei in alcuni film secondo cui te recita meglio, ma in realtà... Ma scusa, chi ti ha detto questa cosa qua? Sì, ma l'hai detto te, scusa! Per dire una cosa del genere? Sì, hai detto questa qua, tu fai una selezione, ad esempio, dei film, dici, questo attore ha recitato meglio in questa parte, in questo film, e nell'altra ha recitato peggio, di conseguenza io devo fare... Ma tu sei fai il giudice, sto giudicando. Tu sei quelli che dicono, non giudicate, poi se... Io non sto giudicando, io sto facendo soltanto una considerazione. Scusa, io devo sempre collegarmi con tutte quante le cose che un autore fa e con i suoi esempi, soprattutto quando sono direttive umane. Cioè, un discorso inizia che faceva il filosofo, però io di conseguenza non ha fondato una religione e non ha salvato l'umanità. Io non posso vedere Cristo come un filosofo, no, questo mi ha interrotto. Ma no, perché lui stesso dice che non è un filosofo. No, io non posso ispirarmi alla filosofia di Cristo, nonostante... Vabbè, ma tu sei un eretico cristiano, sono un eretico per chi, scusa? Rispetto a chi ha prodotto quel pensiero, che poi ha avuto una continuità, perché non mi risulta che ci sia una chiesa di Nietzsche, a meno che tu non la voglia fondare. La domanda su cui continuo a battere è: io posso essere cristiano senza essere cattolico e monoteista? La risposta è sì. Sì, sei un monoteista. Che alla stessa maniera, quando tu dici monoteista, uno può essere monoteista, ma non essere cristiano. Attento. Non essere nemmeno biblico, vogliamo usare questo termine. Facciamo quella domanda. Il fatto che tu creda in Cristo, o in quello di Cristo,
presuppone che esista. Io non ho detto di credere in Cristo, non ho detto neanche di non credere. Io facciamo questo ipotesi. Tu pensi che esista un solo Dio? Non stiamo parlando di me, ma stiamo parlando dei principi. Allora, i principi. Tu pensi che una persona faccia così? Facciamo nel tuo caso, dici che tu potresti fare così come ipotesi. Sì, tu pensi che potrei ispirarmi alla figura di Cristo, ai principi filosofici, sì, morali, sociali, pur nonostante questo non magari credere che Cristo è stato il figlio di Dio, che è esistito veramente, che sia esistito veramente o meno, potrebbe anche non interessare, perché magari la morale la trovo buona lo stesso. Sì, vabbè. La morale, l'etica, chiamala come vuoi. Ci abbiamo a discutere comunque. Tu puoi fare una scelta arbitraria in cui puoi selezionarti le ma cose. Ma perché devo essere una setta se io nemmeno credo, magari mi piace solo il principio filosofico di Cristo? Vabbè, essere cristiano. Sta attento, perché esiste una storia, una cultura in cui Cristo è andato avanti. Cioè, nel senso, ma cosa vuol dire questo? Io non posso ispirarmi, come mi ispiro a Nietzsche, come mi ispiro a... Ma Nietzsche non aveva le finalità, le intenzioni e le idee di Cristo. Sì, allora, un attimo, già uno che dice superuomo, che intende... a volta in volta, a seconda di chi legge, un uomo che supera se stesso, un uomo che supera gli altri, vabbè, un uomo lui l'ha che definito, supera la contemporaneità. Sta attento. Allora, uno a seconda di come lo legge può attento. Essere anche considerato facciamo una cosa, in questa, cerchiamo di rimanere di costo del monoteismo, in questa ipotesi, tu ti selezioni queste cose, pensi che esista un Dio creatore? Ma questo è un altro passo. No, allora scusa. È così difficile per te capire questa cosa? No, scusami, ma io posso ispirarmi? Allora te la butto in vacca, come si può dire. Io mi leggo Tex Willer, e mi ispiro a Tex Willer per la mia condotta morale, perché c'è stato uno che mi ha detto, io non ho mai letto di storia, però ho letto di Tex Willer, e Tex Willer ha molti principi storici e politici in te dentro, e io mi interpreto la vita pensando a Tex Willer. Sì, lo puoi fare. D'accordo. Allora io sono a quel punto lì, posso definirmi a buon diritto un Tex Willeriano, va bene? Perfetto, non sono io. Lo puoi benissimo fare, poi vedrai un attimo, allora quando io lo faccio mi posso definire come un Tex Willeriano, mi posso definire un cristiano, però per me rimane Tex Willer, allora per te Tex Willer non essere islamico, allora, non essere ebreo. Benissimo, rimane sempre il fatto che noi storicamente sappiamo che Tex Willer è un fumetto. Cioè, è la tua scelta di diventare una cosa. Dopo, la tua scelta di definirti... Io resto un Tex Willeriano, Sì, ecco, la conseguenza le cose si scindono, stiamo nel tuo campo. Dopo, di come ti comporterai, noi dovremmo valutarti per come ti comporterai sperando. Ok, quando tu dici monoteista, però... Sì. Comprendi delle confessioni che non sono nemmeno cristiane, nemmeno bibliche. Se credono in un Dio unico, creatore del mondo, sono monoteiste. Sì, ma non sono necessariamente bibliche. E quindi avere una concezione soltanto la Bibbia ha il concetto, di Dio creatore. Ah sì? Sì. Perché neanche Allah è creatore del mondo. E i Scientology? Ti dico, Scientology, se si rifà la Bibbia, se rifà figure, se poi fa logicamente una scelta sua arbitraria rispetto a quello che noi sappiamo di storia delle religioni, l'antropologia, inventa qualcosa di diverso, rimane che è una variante rispetto alla tradizione monoteistica. Ma guarda, io ti consiglio a questo punto, poi ti lascio e ti ringrazio comunque della conversazione, perché comunque le persone che si impegnano a capire sono sempre apprezzabili in ogni caso, al di là che poi si possa essere di un'opinione o dell'altra. Ti faccio i complimenti per la trasmissione che purtroppo rare volte posso ascoltare. E quello che ti posso dire è che sicuramente, adesso fra qualche minuto potrei anche dirtelo, esiste nell'enciclopedia Garzantina delle religioni, a parte che ci sono delle censure, delle falsificazioni, per esempio esistono i patriarchi di Costantinopoli, Mosca, Atene, le chiese nazionali autocefale, sono le chiese nazionali autocefale. Ok, allora il patriarca di Venezia, che è anche Alcande Strassaro, sa che esiste, non esiste sull'enciclopedia Gargazzanti, che è proprio una cancellazione della storia veneta vergognosa. Sì. E detto questo, ci sono moltissime confessioni
monoteiste che non sono, non rientrano nella tradizione né cattolica né cristiana né biblica, per cui fuori della tradizione diciamo giudaico-cristiana, fuori della tradizione giudaico-cristiana, sì, beh, ce ne sono tantissime. Il monoteismo è soltanto l'invenzione del popolo ebraico. Cioè, il monoteismo parte da solo da là, non esiste nella storia delle religioni un qualcosa di diverso, cioè nel senso, se noi dobbiamo dare un diritto d'autore dobbiamo riconoscerlo agli ebrei, perciò di conseguenza dopo che uno si stacca il zoroastrismo per esempio è un dualismo come il bene e il male, sì, ma che sono due entità ben separate, e poi diciamo è molto più complesso, cioè noi lo conosciamo poco, però praticamente non è monoteista, perché qua ci sono le due forze che si combattono, il bene e il male, perciò siamo all'interno di un dualismo, non di un monoteismo. E noi, la religione di Rezia? Di? Rezia. Rezia quale? Rezia, la divinità femmina. Ah, Reitia. Reitia. Reitia non è una pronuncia italiota. Sì, è italiota. Reitia non è una religione monoteistica, assolutamente no. Cioè, la dea madre non è Reitia. La dea madre è un'invenzione abbastanza recente, che Bachofen ha introdotto il concetto di grande madre, di matriarcato originale, che dal punto di vista della storia è abbastanza opinabile, dai, dal punto di vista della storia culturale. Beh, oddio, un attimo, ci sono i reperti archeologici che hanno... La teoria della grande madre è stata formata selezionando 26 reperti archeologici del Mediterraneo, e su questi 26 reperti archeologici, contestati anche da alcuni archeologi, sì, tra cui quelli di Malta, è stata sviluppata la teoria della grande madre, che non ha fondamenti. Solo che di reperti archeologici nel frattempo ne sono venute fuori una quintalata, no, che sono la cultura di Un'Etice, sì, sono che sono robe che hanno all'incirca... Sì, ma non dimostrano la teoria della grande madre, dimostrano che esistevano divinità femminile, ma le divinità femminili sono esistite in tutte le religioni che non fossero monoteiste, cioè nel senso che la divinità femminile... No, perché implica altre divinità e rapporti con altre divinità. Ma guarda che anche nel monoteismo che tu chiami tale, diciamo, cattolico, esiste Maria, sì, esistono i santi. E c'è il discorso della Trinità, vedi? Divinità e basta. Esattamente. Difatti alcuni cattolici non si dichiarano monoteisti perché dicono che hanno la Trinità. Allora vedi, attenzione, sì, ti ho telefonato per dirti, stai usando monoteismo in un'accezione un po' troppo larga e non va bene, e mi pare che su questo possiamo anche convenire che allora, forse un po' bisognerebbe... Se noi facciamo un discorso specifico sulle varianti, ma vedi, il discorso di Reitia è un discorso, ad esempio, limitato a pochissime persone, è un discorso che poi conosciamo poco, e la stessa Reitia aveva diversi attributi e soprattutto era una divinità di confine, di separazione, perciò aveva una funzione sia sociale sia del selvaggio, ma implicava anche una funzione di passaggio, cosa che ad esempio le divinità monoteistiche o la Trinità non ha. Sicuramente avrà avuto le sue specificità, però allora quando parliamo di monoteismo, come dice la parola, parliamo di una religione che ha al centro un Dio. Un unico Dio, in realtà sempre è un Dio più importante di altri, diciamo. Sì, ma anche gli ebrei avevano diverse divinità, poi hanno estrapolato Geova e hanno... Zeus per i greci, no? E poi esistono gli dei. Sì, però vedi, nessuno diventa unico. Abbiamo Maria, abbiamo Gesù, che poi Gesù è la stessa cosa di Dio, per cui alla fine sarebbe come cattolici, diciamo, quando dico noi, no? Ho parlato dei cattolici. E allora, voglio dire, se guardiamo da questo punto di vista, il monoteismo puro non esiste da nessuna parte. Ma perché il monoteismo puro è un'invenzione? Sono d'accordo con te che non esiste... però logicamente se un richiamarsi a certe origini, io certo non mi richiamo alle origini dei bassi fondi del Medio Oriente, mi richiamo alle mie radici, mi posso richiamare tranquillamente a Reitia in quanto veneto, insomma non ho problemi a richiamarmi a Reitia, però io so che Reitia non è l'unica divinità, ma ne esistono altre divinità che sono minori, però non sono minori, perché il concetto di gerarchia l'abbiamo, gli antichi avevano il concetto di Pantheon. Di conseguenza il Pantheon sono divinità che sono obbligate,
è per fatti del concetto, a convivere assieme e a ripartirsi le cose. Qua, per fatti, io uso un esempio classico, Ulisse, che tutti lo conoscono, lui parte e ha delle idee che gli sono contrari, ma anche idee che sono favorevoli. Nessuno dei due riesce però a distruggerlo, perché riescono ad equilibrarsi, cioè un Pantheon trova un equilibrio, trova una possibilità di intesa. Nessuno è distruttivo totale rispetto all'altro e di conseguenza siamo noi in una gerarchia, c'è qualcuno che è più potente ma non ha il potere assoluto, cioè, tanto per dire, sì. Lo stesso Zeus genera Atena dal suo cervello, capito? Se noi andiamo a prendere ad esempio la Teogonia, noi vediamo che Gea deve unirsi con Urano per generare le cose, cioè c'è sempre il bisogno di qualcosa, sempre se noi andiamo negli induisti abbiamo una grande vacca originale che va a leccare l'uovo primordiale e con la sua saliva lo feconda, cioè, ma non esiste un unico centro, non esiste un'unica divinità, esistono più divinità, che poi se ne aggiungono altre, che altre nascono è un'altra cosa, però non c'è un'unica divinità. Ok, quindi volevo soltanto, ti saluto perché mi sto svenando col cellulare, e ti volevo soltanto spingere, non so, provocare dicendoti, guarda che quando parli di monoteismo, alla fine comprendi anche li identifichi sì. Con solo chi si riferisce alla Bibbia, in realtà ci sono altre religioni monoteiste, possiamo discutere su quanto grande sia questa categoria, che però non si riferiscono alla Bibbia. Sì, il monoteismo è quando uno pensa che esista un unico Dio. Sì, in questo senso, allora dipende dal concetto di Dio. Se Dio è chi ha potere sulla nostra realtà, allora nemmeno il cattolicesimo sarebbe un monoteismo, perché Maria e gli altri santi fanno i santi, difatti qualcuno considera i santi, ecco, i protestanti allora, considerano i santi una forma di paganesimo. Dovremmo cominciare a dire che cos'è monoteista e poi su quello basarci, però la frase di per sé in assoluto, chi è i monoteisti si riferiscono tutti alla Bibbia, o all'Antico Testamento, i monoteismi si riferiscono a un unico Dio. Se poi facciamo fare un discorso di storia delle religioni è un'altra cosa, però se noi prendiamo per capirci il modello culturale ben preciso, sappiamo che sono tre religioni uniche, che sono appunto l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo. Quindi non esiste, non ci fai rientrare Scientology o Rezia? Dico, Reitia assolutamente no, come non ci rientra nessun'altra divinità. Per quanto riguarda Scientology, ti dico, andrò ad approfondire Scientology, ti potrei comunque, Scientology, avendo già il concetto di positivo del Cristo, si riconnette al discorso cristiano. Vede come un uomo, da quello che so io, ho parlato con alcuni di Scientology, da quello che so io, quindi non prendermi per vero, Cristo è una specie di, è una reincarnazione della divinità che serve per illuminare la specie. Sì, il concetto di avatar. Una qualcosa che ti porta, così come per esempio lo stesso Ron Hubbard, il fondatore è un altro, come Buddha, come tanti altri personaggi, il concetto di divinità che è monolitico. Sì, tenendo conto che poi Hubbard ha preso moltissimi concetti da altri maghi. Certo. Ce ne sei. Bene, ciao. Sì, la telefonata è stata un po' lunga, però era giusto appunto affrontare queste tematiche con l'ascoltatore, anche se sono un po' impegnativo. Francesco, scusa, attendo le risposte. Ma i scientologi, che tipo di religione è? Scusa, mi amico, sentivo parlare chi fa una specie di lavaggio del cervello, questo non è vero, diciamo che l'accusa. Hanno un sistema di visione, chiamiamolo totalizzante, di conseguenza persone che non sono abituate a avere una discriminante possono, ma lì sai. Non sono insistenti o che vogliono convincere così, plagiando, che ne so. No, assolutamente. Questo, guarda, se c'è un'associazione che appunto manipola le persone, è la Chiesa Cattolica. Sì, capire che è quella, però voglio dire, anche gli scientologi mi sono molto dubitativa, no? Ma guarda, abbiamo letto quello che hanno detto appunto i cristiani sul discorso dei Halloween, perciò attribuire alle altre forme religiose le cose più atroci sono sempre stati abili di conseguenza. Guarda quante religioni che ci sono nel mondo, che poche, non si capisce niente, una poche, cosa poche. Sono poche. E secondo me varie religioni così, come anche i partiti politici, ma no, sai.
di... Nel senso, beh, qui che fai per i diritti, doveri, diritti del cittadino, ok, ma altri no. Ma voglio dire, porta conflitto anche alle religioni, o no? No, le religioni monoteistiche portano conflitto, le altre religioni non l'hanno mai portato. Cioè, la guerra di religione esiste soltanto da quando esiste il monoteismo, prima non si facevano guerre di religione. Cioè, le guerre di religione sono una cosa che appartiene alla nostra cultura, alla nostra civiltà da ben poco. Guarda quando che parla Mustafa per radio, insomma, non c'è anche la religione che appunto... Sì, ma Mustafa ha molte ragioni proprio perché lui attacca una visione che lui ha vissuto all'interno dell'Islam, insomma. C'è anche la religione là, non soltanto i governanti. No, lì è proprio un problema, di dimensione di quella religione. Siamo sempre all'interno del monoteismo. Ecco, ti seguo, mi raccomando, dammi risposta. Sì, vabbè, adesso vedrò, non passo il telefono, cerco di cercare risposta. Non dimenticarti, se no te finisci il programma. Ciao. Ciao. No, allora appunto, visto che l'ascoltatrice è insistente sulla cosa, è anche giusto che io gli risponda. Allora, per quanto lei diceva la superstizione è un qualcosa che limita l'intelligenza delle persone. Tutte quante le antiche culture, prima del cristianesimo, hanno fatto di tutto per cercare di combattere la superstizione e cose del genere. Soltanto all'interno appunto dell'avvento delle religioni monoteistiche la superstizione si è fatta strada. Se voi pensate ad esempio soltanto al discorso delle reliquie sante, se non è una forma di superstizione questa che porta decisamente e fortemente le persone a dover affrontare le cose, pensate al fatto stesso di come è stata rapportata il corso della comunione, se non è una superstizione, a tutto quello che si è costruito intorno sul fatto del corpo di Cristo, sulla mutazione che c'è. Queste sono forme di superstizione. Per quanto riguarda il discorso delle divinità pagane nel padovano, le statue sono infinite, perché basta che uno si faccia soltanto un giro anche per le varie ville venete e veda le varie raffigurazioni delle divinità. Le classiche sono Bacco, le classiche appunto sono Diana, sono Venere, ne troverà moltissime, perciò la documentazione è ampia. Se voi andate al museo di Este troverete tutta una documentazione sui paleoveneti, ad esempio troverete la bellissima statua di Reitia, troverete appunto una raffigurazione che è importante di antichi culti, ma per i pagani sono importanti tutte le statue, tutti quanti gli eventi. Il discorso del paganesimo, il problema della codificazione non esiste, cioè esistono infiniti paganesimi, non c'è bisogno di fare un censimento proprio perché ogni pagano è differente da se stesso, differente dagli altri, ma non essendo il problema dell'ortodossia, non essendosi il problema di un testo sacro, non essendo la problematica di codificare un rito, di codificare un qualcosa, di stabilire qualcosa di fisso, fare l'elenco dei pagani è una cosa da superflua, anche perché il pantheon religioso pagano non è unificante, cioè nel senso che non stabilisce che una divinità deve essere anche la divinità degli altri. Quella divinità è importante perché quella persona ne ha un rapporto particolare. Ma poi le divinità del paganesimo non sono soltanto quelle che sono state presenti nell'antichità dell'uomo, sono divinità che nascono, che muoiono, che si rigenerano, che tornano, che si addormentano, che si risvegliano. Ma molte divinità nascono, molte divinità emergono, ci sono sempre nuove divinità e di conseguenza, come emergono queste divinità, esistono sempre persone pronte, pagane, pronte ad accogliere, a vivere, a sentirle e condividere il mondo con loro. Perciò esistono infiniti paganesimi, non esiste un libro sacro, non esiste la Bibbia o il Corano o il Talmud dei pagani, esiste appunto un modo di rapportarsi con il mondo, perché la cosa fondamentale del paganesimo non è tanto un concetto teologico, teorico o di pensiero, ma è quanto di un fatto di vita, un fatto di rapporto e di capacità di percezione, proprio perché il rapporto religioso nel paganesimo non è fatto tramite la devozione, tramite la sottomissione o tramite la preghiera, ma è fatto con l'esperienza diretta. Questa esperienza diretta però non è demandata a un potere sacerdotale, a un qualcuno di elevato, a un illuminato, a un santo, a un profeta, ma ogni persona ha questa capacità di approcciarsi, di entrare in contatto con la divinità. Di conseguenza infiniti sono i paganesimi e codificabili non sono. Questo è, se di conseguenza non è codificabile il paganesimo, se non esiste una preminenza di una divinità rispetto all'altra, non si può neanche introdurre il concetto di superstizione, in quanto quello che diventa sacro è anche la capacità di ogni singolo individuo, e questa gli appartiene, gli è innata, non gli viene consacrata. Cioè non esiste la forma del battesimo, della cresima,
che dà un potere a un pagano in sé ha tutti quanti i poteri, non ha bisogno che nessuno li consacri o li riconosca. Perciò non c'è neanche il problema della superstizione. Certo, esistono oggetti che un pagano sente più forti, che gli sono sacri, con cui è più sensibile, con cui è più in contatto, ma questa non è una forma di superstizione, cioè perché questi oggetti sono importanti non perché una società gli dà un valore, ma perché lui li sente importanti. Perciò la superstizione appartiene soltanto al concetto monoteista. Per le statue, dicevamo, girare, osservare, vedere, e poi ricordiamoci che le statue per i pagani non sono soltanto quelle di marmo che si possono vedere, ma gli alberi stessi, le montagne, i sassi, i fiumi sono una raffigurazione delle divinità, sono delle divinità, non rappresentano solo una divinità, ma sono una divinità in se stessi. Perciò basta che uno esca, osservi un tramonto e già vede una divinità nel paganesimo. E aggiungere altre cose a questo è abbastanza arduo, anche perché Stefano è già in regia, ne mancano 3 minuti. Perciò concepire il paganesimo come religione, quando uno è abituato a sentire il concetto cristiano, sicuramente prova delle titubanze e delle diffidenze, e che sono fondate, che sono ben vedute. Però in realtà il significato profondo, il contenuto e il valore è ben diverso, soprattutto poi perché non esiste il concetto di conversione al paganesimo, perché non esiste che in un certo momento dica mi converto al paganesimo, perché il paganesimo, stando nell'esperienza dell'individuo, nella capacità di vivere, è un qualcosa che emerge o non emerge nella sua coscienza. Perciò non si potrà mai andare da qualcuno e dire battesimi pagano o crescimi e fammi diventare pagano, proprio perché il paganesimo è un qualcosa che emerge dal proprio animo, dal proprio profondo, dal proprio vissuto, dalla propria capacità di contatto con la realtà. Spero che l'ascoltatrice sia soddisfatta di questa spiegazione tirata, spinta, di corsa fatta, anche perché probabilmente gli interessava molto, in quanto già nella trasmissione precedente si aveva chiamato per chiedersi questo. Se non gli è ancora sufficiente, ben volentieri, giovedì prossimo io sono ancora in trasmissione e spero di aggiungere qualcos'altro. Logicamente la tematica è complessa, anche perché ormai sono 10 anni che noi stiamo a cercare di sviscerare questo. E anche perché il paganesimo non si limita soltanto al rapporto con quello che può essere la visione di un pantheon, ma anche con la vita pratica. E noi il fatto di stare sempre attenti anche all'attualità, a quello che ci circonda, è la dimostrazione di questo. Ma molte volte il paganesimo può essere fatto in via negativa, come dire queste cose non mi piacciono, e già selezionare quelle cose che non piacciono è già una forma di affermazione del paganesimo. Bene, siamo arrivati alle ore 20. Io purtroppo mi rimane un solo minuto, ringrazio gli ascoltatori, mi dispiace per gli ascoltatori che hanno chiamato, che non hanno potuto andare in diretta e parlare, però è giusto che quando un ascoltatore solleva delle tematiche importanti, quasi la storia delle religioni, abbia il tempo giusto per sviscerare ed affrontarlo. Io do appuntamento agli ascoltatori giovedì prossimo dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. E ricordo appunto i 2 appuntamenti, che il 3 di dicembre alle ore 20.45 siamo qui in radio a presentare il filmato del congresso del VUCER, del congresso mondiale delle regioni di Anversa, e ricordo il convegno di studi laici sul cristianesimo di Montecorto Terme il 27 novembre con inizio alle 9.30 al palazzo dei congressi. Ciao a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo.